La storia del cristianesimo è legata, diciamo, inscindibile da questa politicizzazione, perché molte persone non sanno che molte visioni teologiche in realtà hanno poco a che vedere o nulla con l'insegnamento di Gesù, ma in realtà sono entrati in gioco altri interessi e altri motivi che hanno portato, per esempio, all'eliminazione dell'idea di metempsicosi o di reincarnazione. In particolare l'imperatore Giustiniano, nel Concilio di Costantinopoli, decise, per fare questo dovette anche fare violenza a un papa, Papa Vigilio, di eliminare, ecco, di far sparire qualsiasi traccia di possibilità di reincarnazione, in particolare toccando i testi origeniani, ma anche di altri padri della Chiesa, e per fare questo, appunto, ha dovuto fare una enorme violenza all'interno della comunità spirituale cristiana dell'epoca. E da allora, insomma, fino ai nostri giorni, le persone, insomma, credono che non ci sia possibilità di reincarnazione nel cristianesimo, ma in realtà questo non è vero. Io ho cercato nel mio libro, appunto, L'invenzione dell'inferno, di raccontare questa storia che è documentata. In particolare Teodora spinse molto Giustiniano, suo marito, l'imperatore, verso questa direzione, anche perché, diciamo, portare ad una sola vita dove c'è la scelta tra paradiso e inferno, questo dava molto potere a una chiesa istituzionalizzata, a una chiesa di Stato, perché le persone, terrorizzate da un inferno eterno, avrebbero obbedito molto, molto di più. E nel Medioevo c'era veramente un terrore assoluto nei confronti dell'inferno eterno. Poi nel VII secolo ci fu questa introduzione del purgatorio, come ha dimostrato lo storico Legoff. Però ormai il danno era fatto, anzi poi il purgatorio porterà ad ulteriori danni, come la vendita delle indulgenze, questo business che porterà a una spaccatura, che porterà alla nascita della Chiesa protestante e a tutte le guerre di religione tra cattolici e protestanti. Quindi le conseguenze sono enormi. Io ho cercato di raccontare, diciamo, questa storia in questo libro. Vi lascio alla scoperta, diciamo, dei dettagli che ho cercato così di inserire, quindi buona lettura.